Napoli è una delle più grandi ed incantevoli città d'arte del Mediterraneo, capoluogo della regione Campania. La città domina l'omonimo golfo, che si estende dalla penisola sorrentina all'area vulcanica dei Campi Flegrei ed offre una vista molto suggestiva con l'imponente vulcano Vesuvio. E in lontananza tre magnifiche isole, Capri, Ischia e Procida. La vita quotidiana e artistica di Napoli si snoda per le sue vie e i quartieri brulicanti di vita e monumenti, zone popolari, ricche di colori e folklore. L'intensa vita culturale di questa capitale dell'arte si snoda, oltre che nei musei, anche lungo i caffè della Galleria Umberto I. Napoli è anche la città degli universitari, dei musicisti, della pizza e della buona compagnia. Benvenuti ad una nuova puntata di Weekend. Ci troviamo a Napoli, questo è il suo lungomare. Per l'esattezza ci troviamo a Via Partenope, a poche centinaia di metri da qui raggiungeremo l'Agorà Morelli, dove ci aspetta una mostra straordinaria dedicata al maestro Modigliani. E andremo anche alla scoperta di una Napoli sotterranea. Piacere di presentarvi Luciano Renzi, presidente dell'Istituto Modigliani. Molto piacere. Piacere a voi. Allora, perché Napoli come città? Napoli è una grande città di arte, di cultura, di grandissima tradizione. Pensate alla metropolitana di Napoli, che è un esempio straordinario di arte contemporanea, e abbiamo voluto venire qui a Piazza Morelli per uno specifico obiettivo, che è quello di legare e ricordare il legame tra Modigliani e Morelli. Quali sono gli obiettivi dell'associazione? Noi desideriamo per il 2020, anno in cui scade sostanzialmente il centenario della morte di Modigliani, celebrarlo con la realizzazione di tutta l'opera omnia di Amedeo Modigliani. Qui abbiamo riprodotto 50 opere, arriveremo a 337 su tutta l'opera di Amedeo Modigliani. Questo primo appuntamento si apre con la città di Napoli, ce ne saranno degli altri e probabilmente anche delle tappe estere, se non sbaglio. Sì, ce ne saranno gli altri. Questo è un numero zero della mostra. Proveremo ancora a Porto Cervo a fine agosto, poi andremo a Mosca, dove apriremo questo famoso negozio di Farinetti Titali, che è un'altra eccellenza italiana nel mondo, e da lì in poi, dopo Roma, andremo in tutto il mondo. Benissimo, io la ringrazio infinitamente. Grazie, le faccio un grande augurio. Grazie. Di buon proseguimento. Ho il piacere di presentarvi il dottor Sensi, vicepresidente dell'Istituto Amedeo Modigliani. E partiamo proprio da questo, l'importanza delle donne nella vita di Modigliani. Beh, dire che il ruolo della donna in Modigliani è stato determinante è dire poco. Nel senso, non parliamo soltanto delle sue donne nel ruolo di amanti, come spesso viene dipinto anche nei film, in certi film, ma il ruolo della madre, per esempio. L'elemento femminile, quello che diremmo il femmineo in Modigliani, è stato determinante, sia per la sua formazione di vita, ma anche per la sua formazione psicologica. Quindi diremmo che la madre,
molto più vicino a lui anche le sue scelte artistiche rispetto al padre, che era molto più, diremmo, tirato, molto più rigido e spesso critico verso la sua passione per la pittura. La madre, le moltissime amiche che ha avuto, pur senza averle nel ruolo di amanti, come per esempio la poetessa russa Anna Akhmatova, e le numerose amanti, per finire poi con la sua Jeanne, la sua adorata, diciamo mancata moglie, perché purtroppo le vicende familiari di cui parleremo hanno fatto in modo che non riuscissero a sposarsi, ma diciamo la compagna di vita dei suoi ultimi anni, hanno avuto un ruolo determinante. Abbiamo pensato quindi di dare luogo a questa premiere di questo lunghissimo percorso che ci porterà fino alla rappresentazione delle 337 opere di Modigliani, con le donne che sono l'elemento più fruibile, secondo me, più interessante, vista anche la sua grandissima produzione che ci ha fatto riunire, cosa impossibile in un approccio normale, queste 50 opere di Modigliani, fra nudi e ritratti, dedicati alle donne. Com'è finita la vita tra Modigliani e Jeanne? Questo è un dramma, purtroppo, un dramma pazzesco se ci si pensa, perché Modigliani, come sapete, soffriva da tempo, fin da piccolo, di tubercolosi, e anche per le sue condizioni di vita estremamente povere, nonostante oggi i suoi quadri valgano decine di milioni di euro, finì per ammalarsi seriamente nel 1920 di una tubercolosi e di una meningite dovuta alla tubercolosi. Andò chiaramente in coma, fu ricoverato in ospedale dagli amici, ma visse pochissime ore e poi morì nel 1920. La moglie era incinta di 9 mesi, quindi era prossima al parto, e fu così disperata che andò a dormire a casa dei genitori, sembra un feuilleton, ma è così, e la mattina successiva si gettò dal quinto piano della casa dei suoi, suicidandosi, quindi perdendo lei e il bambino. Moltissimi anni dopo furono riuniti nel cimitero del Père Lachaise a Parigi, del quale infatti abbiamo la riproduzione della lapide negli altri pannelli, e finalmente riposano insieme. Diciamo che l'originalità di questa mostra sta proprio nell'idea creativa, no? Di sviluppare e rappresentare il quadro di Modigliani con una tecnica particolare. Sì, la tecnica che c'è dietro, devo dire, sembra abbastanza banale, no? Sì. La ringrazio per la domanda, perché qui un primo approccio sembrerebbe dimostrare che sia bastato stampare una pellicola e metterla su un fondo retroilluminato. Il processo è estremamente più complicato, perché occorre rispettare le dimensioni originali dell'opera, certo, e soprattutto rispettare la fedeltà cromatica attraverso procedimenti anche tecnologici con colorimetri, ma soprattutto il dosaggio delle luci che stanno sotto i pannelli, che sono luci digitali fredde, è stato variato a seconda delle singole zone di densità, quindi dove la pennellata era più intensa più LED, dove era meno intensa meno LED. Ruolo degli amici nella vita di Modigliani? Beh, è stato determinante. Devo dire che amici e pittori era un sinonimo nella sua vita, per cui si è sempre circondato di artisti come Picasso, come Kiesling, e quindi i dibattiti con loro, pensate, immaginate anche la vita della Parigi degli anni 20 nei caffè, che erano i luoghi di definizione, di scambio di punti di vista sulle estetiche e di dibattito fino a tardi, e quindi era un'esistenza estremamente dinamica, dove il ruolo degli amici era anche il modo per confrontarsi con le tendenze dell'arte. Un archivio fotografico davvero ricco, diciamo, veramente di momenti di vita reali, e poi una rarità incredibile questa. Lei mi dà l'occasione di sottolineare il concetto di questo approccio alla mostra. Non è una mostra di arte figurativa soltanto, è quella che deve risultare per il visitatore un'esperienza. Venendo qua si deve uscire un po' permeati della Parigi degli anni 20, del clima culturale del tempo, di notizie sulla vita di Modigliani e degli eroi di quei tempi, gli artisti come De Chirico, Matisse, Picasso, che lo popolavano, e quindi capire molto di più le situazioni storiche, sociali, economiche, familiari che hanno generato poi alcune di queste bellissime opere che speriamo che sempre più persone vengano a godere. Io la ringrazio moltissimo. A lei. È stato davvero un piacere. Grazie. Like a rainbow. All that I have is all that you've given me. Did
Did you never worry that I come to depend on you? Gianluca, che piacere. Piacere. Gianluca Minin, geologo, nonché presidente dell'associazione che gestisce il tunnel borbonico. Posto incredibile. Sembra un set veramente cinematografico. Immagina questa storia. Nel 2005, per caso, scopro una cavità nella zona di Monte di Dio, che è il quartiere che è sopra la nostra testa. Scendo per 45 metri nel buio più totale, attaccata a una corda. E quando sono entrato qua dentro, era... la prima cosa che ho visto era montagne di spazzature e di detriti. Tutti questi ambienti in cui siamo adesso, compreso queste macchine che sono dietro le mie spalle, erano totalmente coperte da rifiuti e detriti, perché per tanti anni, dagli anni 70 fino al 2005, questa cavità è stata usata come discarica. Ma quante cose hai trovato? Non solo macchine, se non sbaglio. No, il tunnel è stato deposito giudiziale del comune di Napoli subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi avevano accumulato qua sotto macchine, moto, biciclette, statue, suppellettili provenienti da sfratti, bombardamenti, furti, incidenti. Ed era tutto seppellito. Quindi, per esempio, noi venivamo una domenica mattina a scavare e usciva una 1004 Fiat sequestrata, contrabbandieri di sigarette della zona di Mergellina. E invece sculture, pezzi sculture, invece... Sì, abbiamo trovato una statua che è un pezzo unico a Napoli, perché l'ultimo monumento fascista rimasto, Aurelio Padovani, è ex capitano dei bersaglieri della prima guerra mondiale, della guerra d'Africa, che poi divenne un seguace di Mussolini, e l'abbiamo trovato smembrato qui, perché alla fine del fascismo e del nazismo tutto quello che ricordava quel periodo fu distrutto, fu smontato, e a un certo punto causa una frana e mi esce un piedone di marmo da 40 centimetri e, dice, oh, e dico oh, oh, forse è il caso che ci mettiamo a scavare, e così è uscita l'intera statua a pezzi, sì. E molte altre cose. Continuiamo? Sì, certo. Okay. Aspetta, ti faccio sentire questa. No, ci provo anch'io. Stupenda. Praticamente, chi l'ha voluto questo posto? Cioè, chi l'ha costruito? L'ha voluto Re Ferdinando II di Borbone. Doveva essere una via veloce, nel sottosuolo, per raggiungere velocemente il Palazzo Reale. Ma il re muore, finiscono i soldi, ed il tunnel non è mai arrivato ad essere compiuto. Okay. Per gran parte era stato fatto, perché durante la Seconda Guerra Mondiale viene usato come ricovero bellico per circa 10.000 napoletani, alcuni dei quali ci vivono, dormendoci per mesi, perché persero la casa. Sulla nostra testa ci furono bombardamenti per tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale, sì. Quindi si persero un sacco di abitazioni e quindi ci hanno vissuto. Sempre più incredibile questo posto, Gianluca? Grazie. Incredibile. E qui dove ci troviamo? Questo è un posto speciale perché qua c'è il meglio dell'ingegneria civile dell'epoca. Siamo sul primo ponte fatto dai Barbone per superare questa enorme cisterna del 600 che all'epoca funzionava da acquedotto, quindi era piena d'acqua e le massaie napoletane dal pozzo centrale calavano i secchi. E qui mi sembra di riconoscere qualcuno. Signor Modigliani. Il signor Modigliani. Sì. E cosa ci fa qui sotto il signor Modigliani? Questa è la storia di Modigliani che precede l'esposizione delle sue opere nella cisterna del 600 che abbiamo appena finito di ripulire. Continua qui il tour della mostra. Esatto, la mostra continua qui con 7 opere, sì. Con lo stesso tema ovviamente. L'idea è sempre la solita, portare nel sottosuolo delle forme d'arte in posti particolarmente intensi da un punto di vista così emotivo. Io ti ringrazio tantissimo, è stato... piacere mio. Piacere grande mio, davvero. It's a very, very...